anche donne intelligenti di ogni età naturalmente, di fronte alla paura di denunciare, quindi di essere, secondo questa logica, uccise, perché l'uomo si vendicherà a maggior ragione se la donna parla, se la donna rompe il segreto, perché termini tecnici si tratta nel momento della denuncia, che si chiama anche rivelazione, è il momento in cui la donna rompe il segreto che ha con il suo persecutore, non è più la sua vittima, ma informa altre persone o la polizia. E questo è il momento in cui la donna ha finalmente capito di essere anche a rischio di vita e ha capito che l'amore che pensava di nutrire per questo delinquente, per questo mostro con il quale lei vive, è un amore che non c'era. Secondo me le donne che incontrano uomini maltrattanti sono donne che hanno già subito dei danni, hanno già conosciuto la paura, hanno già fatto l'esperienza di essere trattate come degli oggetti. Quando si diventa più grandi, certamente non ci si accorge, perché probabilmente le donne riuscirebbero a reagire in tempi più brevi. Le donne non si accorgono di essere cadute nella rete, nel loop del maltrattamento, e essendosi organizzate per evitare che quest'uomo, che è comunque, e questo non lo dice mai nessuno, è comunque quello che si chiama un paziente psichiatrico. Questo non lo dico per legittimare quello che un uomo violento fa. Lo dico perché mi sembra che molto spesso le persone perdano di vista che esiste la psichiatria, esistono i matti, e che questi uomini maltrattanti sono spesso persone che sono state loro anche maltrattate, picchiate, e quindi ripetono qualcosa dell'ordine di un abuso che hanno seguito anche loro. Quindi si tratta di un incontro tra una donna maltrattata, una donna già abusata o maltrattata, e un uomo che ripete le violenze che ha subito. In questo incontro non può esserci l'amore. Noi donne ci raccontiamo sempre che abbiamo sempre bisogno di dire che siamo innamorate, ci trasformiamo in madre accudenti e a volte ci trasformiamo, per quella sindrome del io ti salverò che abita più o meno tutte le donne, che si trasformano in madri generose, accudenti e offrono un amore incondizionato anche a chi le maltratta. Bisognerebbe che cosa? Bisognerebbe che ci fosse una cultura maggiore della gravità della violenza. Nessuna donna al mondo, neanche in nome dell'amore, deve sopportare che qualcuno le manchi di rispetto. Con mancare di rispetto metto anche, e lo diceva una paziente questa mattina, anche l'urlo spazientito di un parente o peggio che mai di un convivente. Noi possiamo tutti pensare di urlare, di aver voglia di urlare, di spaccare tutto, di andare a un semaforo e di arrabbiarci con quello e con la macchina. Il punto è che la differenza tra una persona normalmente nevrotica e una persona psichiatrica matta è che la persona nevrotica lo pensa, dice adesso vado lì e lo butto giù dalla finestra, o la butto giù dalla finestra. La persona nevrotica ha il diritto di pensare questa. La differenza tra una persona nevrotica, normalmente nevrotica, come siamo tutti, e un delinquente o un paziente psichiatrico è che nella prima istanza pensiamo anche di usare una violenza su una persona, ma non lo facciamo perché ci sappiamo controllare. Nella seconda istanza c'è qualcuno che pensa di poter usare la forza su qualsiasi tipo di individuo, trattandolo come un oggetto di godimento. Allora, noi non siamo oggetti, le donne non sono degli oggetti, siamo delle persone formidabili e per nessuna ragione l'altro deve anche solo pensare di poterci trattare come degli oggetti. Io ho messo tanti anni della mia vita per tirarmi fuori da situazioni mortifere in tutti i sensi. Da 20 anni aiuto donne maltrattate e donne che sono state anche abusate. La cosa che mi preme dire moltissimo, che desidero dire e che non sempre riesco a dire bene, è che si può vivere anche senza essere maltrattati, che si guarisce dalla paura dell'altro, che si guarisce anche
dalle ferite che si sono subite e che si può avere una vita normale dove si è rispettati. Il mio lavoro qui in ABA, a Milano via Solferino, va in questa direzione, di accogliere donne maltrattate e attraverso un approccio che ho strutturato insieme alla mia equipe, di accompagnare le donne a riprendere fiducia in se stesse e ad amarsi.